È stata una mattinata movimentata quella che ha accompagnato il Catania alla gara di questa sera al Massimino contro la Fidelis Sandria. Un match che ha rischiato fortemente di non disputarsi per una vicenda burocratica tra comune e club rossazzurro. Tutto nasce dall'accordo tra le due parti riguardo la gestione dello stadio per le gare casalinghe del Catania. Alla base un documento di assunzione di responsabilità non firmato dalla società rossazzurra, fondamentale secondo il funzionario del comune che ha ordinato la chiusura dei cancelli del Massimino. La gestione dello stadio da parte del Catania non avviene più tramite convenzione annuale come fino a qualche anno fa, ma con l'affitto dell'impianto di gara in gara attraverso il versamento di una somma da parte del club nelle casse del comune. Ma il pagamento della somma in questione già avvenuto da parte della società Etnea non è bastato per evitare il polverone. Alla base della questione è sempre il documento di assunzione di responsabilità che il club Etneo rifiuta di firmare per alcune clausole definite vessatorie dalla D Pietro Lo Monaco. Mattinata convulsa dunque con la chiusura dei cancelli dello stadio, questa mattina i dirigenti della società che si erano presentati come di consueto in vista della gara di questa sera. Intorno alle 11.15 ecco l'arrivo della D Lo Monaco che ha verificato la situazione andando a colloquio con i dirigenti etnei, la Digos ed altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Nel frattempo nell'assessorato allo sport si svolgeva una riunione con la presenza del funzionario amministrativo protagonista della mancata firma dell'atto. Solo poco prima di mezzogiorno l'ok per il regolare svolgimento della gara di questa sera. Una vicenda che ha rischiato di far saltare il match e che apre la polemica tra Comune e Catania Calcio.